La imminente 17ª edizione dei Mille Occhi, di cui ci sono domani e dopodomani a Roma due giornate dell'ormai consueta anteprima alla Sala Trevi della Cineteca Nazionale, e da venerdì 14 a mercoledì 20 settembre si svolge il festival. Principalmente, o anzi quasi integralmente, al Teatro Miela. Siamo allora qui presenti, oltre che io come direttore artistico, il presidente Michele Zanetti, che poi interverrà, e alcuni essenziali collaboratori di lunga data del festival. Non sono tutti qui, alcuni ci raggiungeranno appunto per il festival, ma sono qui Mila Lasic, che è anche fondatrice dell'associazione Anno Uno che realizza il festival, Olaf Möller, che dalla quarta edizione di questo festival è fondamentale collaboratore. Uno dei punti del programma che in qualche modo è arrivato per noi stessi a sorpresa, e che però non è una sorpresa dovuta a un puro caso, ma a un modo di lavorare internazionalmente del festival, e di avere evidentemente i suggeritori di programma giusti, perché sia da parte di Olaf Möller che da parte dell'altro critico tedesco che collabora al festival, Gary Vanessian, che sarà qui per tutto il festival, ci è giunto questo suggerimento, su cui passerò a breve la parola a Olaf: la rassegna di film realizzati negli ultimi 3 anni in Italia dal regista di Monaco, Eckhard Schmidt. E Schmidt ha un amore per l'Italia che gli arriva sia dalla frequentazione dei luoghi, delle persone, e dalla sua passione assoluta per alcune opere, sia della pittura che della letteratura italiana. C'è un bellissimo rapporto in tutta questa serie, sia con la Divina Commedia che con La Vita Nova di Dante Alighieri, che poi nel programma viene a collegarsi con il ritorno al nostro festival di un cineasta francese che è anche dantista, traduttore di Dante in francese, Marc Chalom. Cinema di Giraldi era l'attrice austriaca Senta Berger, che ha realizzato con lui due dei suoi film più belli, Cuori solitari e La giacca verde, e ci è sembrato subito che La giacca verde non potesse che essere il film giusto per il momento della consegna del premio. Senta Berger ha accolto con grande entusiasmo il nostro invito e sarà presente negli ultimi 2 giorni del festival. Tra l'altro abbiamo, diciamo così, tra parentesi, la grandissima fortuna di avere quest'anno molti cineasti di altri paesi che parlano splendidamente l'italiano. The approach, the attitude, making something spectacular, something that appeals immediately, something that's sexy and stimulating. And in this sense, Schmidt is really, I mean, he's a unicorn in German cinema and all of that. In questo senso Schmidt è quasi un unicum all'interno del cinema tedesco. Let me just say that Giraldi's oeuvre is everything I believe is good and sensible and important in cinema. Full stop. E per parlare invece di Franco Giraldi, voglio soltanto dire che secondo me la sua opera è tutto ciò che c'è di bello e di sensibile comunque nel cinema, appunto. It's humble, it's discursive, it's democratic, it's progressive. È umile, è progressista, è democratico. Democratico, grazie. And discursive. E discorsivo. It's a cinema that is probably today needed more than ever.
we have completely lost track of what cinema can be. And Franco Giraldi should remind us of what everything great and important cinema can be. Abbiamo un po' perso di vista come dovrebbe essere il vero cinema. And Giraldi is il vero cinema. E Giraldi è il vero cinema. Dove ci porta l'avanguardia croata con il Ponti, con quella serba, e ci ha portato a continuare il lavoro di Lazar Stojanovic, che era l'ultimo film, diciamo, legato a Tomislav Gotovac. Abbiamo iniziato con il percorso di Karadžić e Mladić. Lui ha fatto un collage per presentare due personaggi che erano molto importanti in quel periodo e che erano molto forse amati, temuti, cioè in quel periodo, ma li ha mostrati come tutte le loro sfaccettature, ma con una prospettiva di demitizzarli.